Vi ringrazio dell'invito. La mia sarà una brevissima introduzione alla relazione di Patrick Guillemin, che è venuto da Sophia Antipolis e rappresenta ETSI, che è l'ente per la standardizzazione europea nelle telecomunicazioni. Quindi io semplicemente ragiono con voi di alcune motivazioni di questa presentazione. Cioè, in generale, i porti sono dei sistemi che si fondano sul flusso di dati che vengono presi da sensori sul campo, sensori che stanno sui mezzi in movimento e attraverso delle reti finiscono su sistemi digitali dove girano delle applicazioni, tipicamente di logistica. Generalmente, questi sistemi tendono ad essere proprietari, cioè cercano di erogare un servizio in funzione della proprietà di questi dati e delle reti di telecomunicazioni, ma quando si adotta questo modello tecnologico, i sistemi diventano rapidamente vecchi, per cui è necessario continuamente aggiornarli con delle operazioni puntuali che possono essere anche costose. E fondamentalmente si chiudono in se stessi, cioè non riescono ad interoperare con altri sistemi gemelli che invece fanno un'altra funzione, erano con un'altra funzione. Quindi noi crediamo generalmente come enti di ricerca che il fondare delle soluzioni tecnologiche su standard condivisi possa nel lungo termine permettere l'innovazione nel settore industriale e dare la possibilità ai sistemi di non invecchiare ma di essere sempre innovativi. Nel nostro caso di Livorno, anche noi enti di ricerca abbiamo un beneficio nel lavorare sul campo perché possiamo fruire di una infrastruttura di larga scala, di 10 km quadrati, che difficilmente si può riprodurre in un laboratorio. Quindi per enti che hanno una grande vocazione industriale come quello a cui appartengo, la possibilità di trasferire, testare e validare una certa tecnologia sul campo ha un valore inestimabile. Quindi non è soltanto un servizio che io offro all'autorità portuale, ma è anche un beneficio diretto che il nostro ente riesce, ad avere da questa attività comune. I porti sono dei punti intermodali genuini, cioè non c'è nessuna forzatura, attraccano delle navi e poi in un porto gateway come quello di Livorno ripartono i mezzi che sono trasportati dalle navi verso altre destinazioni. E quindi tutta la tecnologia che riguarda il sensing e la telecomunicazione sono comuni ai servizi che vengono erogati da un porto. Noi vogliamo promuovere questa peculiarità dei porti, dei seaports, a livello europeo perché pensiamo che uno scenario come questo del porto di Livorno sia estremamente di interesse sia nell'ambito delle telecomunicazioni fra dispositivi mobili, in particolare fra equipaggiamenti veicolari, sia nell'ambito dell'Internet delle cose, ed è per questo che Patrick Guillemin è venuto a farci visita oggi. Quando si promuove questa sigla SDO, significa Standard Development Organizations, in particolare ETSI, quindi quando un ente come ETSI si muove e manifesta interesse per il territorio, significa che attrae anche delle compagnie, delle aziende che fanno innovazione, di un certo tipo, perché testano degli apparecchi, dei sistemi, dei protocolli prima di metterli in commercio e quindi Livorno beneficerà nel caso in cui ETSI vorrà intraprendere questa iniziativa con noi del fatto che aziende europee e non soltanto europee di un certo livello verranno a testare i propri dispositivi qui sul campo. E le due aree di interesse, l'area RoRo, come diceva la dottoressa Querci, Livorno è il primo porto italiano per il traffico RoRo e ha la caratteristica di avere un accesso diretto verso le autostrade, verso la FIPLI. Quindi le attività di innovazione e di standardizzazione nel mondo dell'area RoRo si possono focalizzare sulla mobilità veicolare e sul trasporto delle persone e delle merci.
Inoltre abbiamo due terminal contenitori in cui diciamo, esseri umani e veicoli interoperano per motivi operativi, e anche questi ambienti che noi abbiamo già candidato su progetti regionali si prestano bene all'innovazione, alla standardizzazione per quello che riguarda appunto la comunicazione veicolare e la interoperabilità fra macchina a macchina, che è appunto il centro di queste iniziative. Detto questo, io lascio la parola a Patrick, che anziché dare diciamo la mia visione delle cose darà la visione di Ezzi, e molto volentieri gli lascio il microfono. Grazie. Thank you. So I'm sorry. So this time it's your turn to wear the head, because I'm speaking in English to you. So I hope this is okay. I speak an easy English. Don't worry. So I'm here on behalf of Sebastian Müller. He's part of the organizing team of the interoperability event for testing in the intelligent transport system sector. But I have a mission here. This ITS sector is mature. The standards are very good. They work. They have been demonstrated. It's time to expand, to innovate, to grow. And the Internet delle cose, this is that in Internet of Things in English, is here around. And the intelligent transport system must be in fusion with the Internet of Things. And the domain of application here is smart cities. In the smart port, seaport. So I hope I will convince you to develop the intelligent transport system in fusion with the Internet of Things to leverage the opportunities of having this infrastructure here in Livorno. ETSI, I hope you know what is ETSI, European Telecommunications Standards Institute, the mother standard institute of the GSM, the mobile, and the Internet of Things. ETSI is developing standards for the communications and testing standards. For the interoperability, it's very good. You get a standard and you get a testing standard to check the compliance. You have the methodologies and you have the framework for the interoperability. And standards are boosting and enabling innovation. This is just for the chart. There is an architecture. We have a mature release one, and you have developed test specification. It has been done. And now we're working on a release two. And this is the opportunity, perhaps, to develop the integration. This is not for you. This is for your technical people who wants to know more about ITS standards. Then they will refer to these acronyms, they will search on the ETSI website and they will get all the technical detailed information of the release one. I've been told to speak to high level people, so I avoid to be too technical. A picture of what the plug test stands for. This is an ITS plug test. They test products in the lab, they debrief, they have a test planning, they have a wiki, and they produce results and they prove that the standards are mature and they work together with different implementations. It's not new. We started in 2011 in Helmond, then in France, in Essen, and we had a break for 1 year, and the last one was again in Helmond, and Livorno is applying for the next plug test 2016, and I hope you will win, because I see that you have a very beautiful infrastructure, so be sure I will advocate your application in ETSI. And this is to show you that now we are not testing new standards. We have something stable, and it's time to do like last time, where we had the verification of the conformance and the interoperability, and they made a demo of a car going through the infrastructure, interacting with the other vehicle, with infrastructure, and it worked well. So again, in 2016, we will test new product, we will test evolutions, but we would like to test the integration of this car in smart cities. And
Paolo shared with me this beautiful slide because it demonstrates that you have the Internet of Things infrastructure and framework, you have the hall, the road, we have the rail, and you have the seaport. So there is here a nice infrastructure to develop demonstration, integration, and fusion between the intelligent transport system and the Internet of Things. So my colleague asked me for you to take away that the HC can help you to scale from a national successful development to a European scale and international scale. I will show you a slide about that. And work together with the other seaport, the other cities, and leverage the standard to network with the large-scale pilot. Because the European Commission is funding large-scale pilot on the Internet of Things with scenario on smart city, and you can be integrated on the proposal for smart cities. This is what I've said. Release one of ITS, opportunity phase two, and opportunity for the next plug test to propose the port of the future. Good. Only charts, images at this level, but in HC, we organize the technical topics in clusters, and you see in yellow connecting things. This is where we can find the Internet of Things technical committees. They are listed here. I don't spell it out. And this is just the thing. You will click on that to know more about the standard bodies taking care of the Internet of Things. This is another chart. 1M2M is the second successful partnership project in HC after 3GPP. 3GPP is the international partnership project of mobile, 4G, soon 5G. And you see HC is not alone in the world. But HC is well connected with other standard organization and fora, and industrial fora, and standard fora. And we work well with them. We are connected with them. And it's the case in the partnership project 1M2M, which is the international platform for the Internet of Things. And they have a solution for a service layer allowing interoperability between the silo, smart manufacturing, smart meter, smart grid, smart cities, and smart seaport. This is, I see in my hat now, I take a hat of an alliance of Internet of Things innovation created by the European Commission for you to network with the researchers, the innovator, to capture the money from the Commission and develop next year project to win a large-scale pilot funded by the European Commission. But to apply, you have to be in a consortium made of international stakeholders. So I've seen in the previous presentation before Paolo that you have an international infrastructure, CPS in Europe and CPS in Mediterranean. You have the network. Use that partner. Propose to them your solution and call it a large-scale pilot for smart cities, because there are, you belong, yeah, there is no smart seaport line, there is a smart city. I think you are matching very well with this structure. And if you do that, you can ask HC myself to develop the consortium with you. I will be there with you. So this is the HC part. From the European Commission, they are finalizing the standard framework for the call. So you can still today influence the list of standards they would prefer to call for the